further start. We're going to give you a new brief concerning the weather forecast. At the moment it's actually like this, a little bit rainy, but should improve throughout the day. Remember that you are in a high mountain, you go over 2,000 meters. Further start, we're going to give you a new brief concerning the weather forecast. At the moment it's actually like this, a little bit rainy, but should improve throughout the day. Remember that you are in a high mountain, you go over 2,000 meters. Ci vuole l'umidità, già. Questo è un flash, poi il freddo quando arriva, qualche istante, poi via. Il piccolo briefing per quanto concerne la vita di un'altra. Cinque minuti della partenza. 5 minutes at the start. Sembrava la fine del mondo, ma sono qua. Allora la piazza è un po' questa. Primo pezzo di verticale fatta, questa è una gara particolare, si inizia in discesa, asfalto, poi c'è un bel 5 km, 1000 metri di dislivello, che è quella che stiamo affrontando adesso più o meno, cielo nuvoloso, questa notte ha piovuto ma nulla di che, adesso siamo all'interno del bosco, quindi bello, bello fresco, si va bene, patito un po' dalla partenza, troppi liquidi in pancia, però andiamo bene, ci arrampichiamo e andiamo su, continuiamo a salire. Finito questi 5 km, piccola discesa e poi il secondo vertical su in cima ai 2,8-2,9. Fatto quello, da lì si capirà come potrà andare la gara. A dopo. A 2 ore di gara, sempre nel primo vertical, nuvolo tendente al freschino, davanti un bel po' di persone, dietro idem. Ne eravamo giù là in fondo nella valle e con passo deciso stiamo risalendo questo montarozzo, che sarà soltanto l'assaggio di quello che ci aspetta col secondo vertical. Vertical leggermente più breve, ma essendo in quota, come dicevo prima, per arrivare ai 2,9 sarà altrettanto impegnativo. È lì che voglio capire come me la sento. Vediamo un po'. A dopo. Ah, e dove ci arrampicheremo di nuovo? Dentro le nuvole adesso. Stanno arrivando le nuvole. Spero che si veda. Che si vedano gli atleti. Alle spalle. Adesso inizia il secondo vertical. Qua, eccolo qua, in mezzo a questa valle. Corricchio. Ma fra un po' passo, bastoni e via di nuovo. Eccolo qua. Temperatura buona, un po' di neve. Direi che ci siamo. Abbiamo passato adesso il primo ristoro, tutto bene. Direi. Adesso siamo a 9:40 all'arrivo, previsione. È ancora tutta da fare sta gara. Dopo questo vertical ne riparleremo. Via. Siamo sulla seconda parte del vertical. Bello, tosto impegnativo. Siamo a 3 ore e mezza, 19 km,
nuvole. Va bene, temperatura ottima. Qua si potrebbe anche corricchiare perché c'è un po' di falso piano. Adesso metto via la telecamera e ci provo. Si fatica, ma guardate adesso qual è la ricompensa. La temperatura bassa, salita, ma guardate di là cosa si apre. Cioè, vabbè. Nessuno ha capito. Monte Bianco. È qua che uno dice che bello. Questo è il motivo per cui sono qui. Il motivo per cui si fa tutta questa fatica è questo. Guardate qua. Dio, i brividi. Questi sono i brividi. Basta. Avanti. Il mio premio l'ho avuto. Iniziamo a scendere. Tratto un po' difficile. Siamo a 4 ore. 21 km e mezzo quasi. Va bene, iniziamo. La parte dove perderò tutto quello che ho preso fino adesso, ma fa niente. Abbiamo detto che siamo qua per divertirci, quindi divertiamoci. So che sarebbe da correre, ma le gambe non ne vogliono sapere. Paura, 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 paura. Paura, paura, paura. Primi ne vai, guardate lì sotto che spettacolo. Ciao, ciao, bravi voi, guarda qua che spettacolo. Yes, ah, che borella. Guardate che spettacolo. La fatica e la paura la vale tutta questa panorama. 27 km e mezzo, 5 ore e un quarto. Andiamo bene. Pare che la parte più difficile e impegnativa della gara sia fatta. Ora c'è solo da tenere e magari spingere un pelino. Ma guardate qua che bello, montagna, montagna, montagna. Ah sì sì sì, felice, felice di essere qua. E dove altro se no. Adesso una parte di discesa dove se è corribile recupero un po', se no se è difesa tecnica adesso sono in ritardo 10 minuti, qua c'è vento, non è netta però insomma signori.
punto di stazione Col della Segna, Col della Signa, il nord, e di là Monte Bianco, 4008. Montfortin, praticamente siamo venuti giù da lì, adesso di qui c'è la Francia e noi andiamo giù dritti così verso il lago Combin, Fortin, Cervino, avanti, gran paradiso. Ciao, ciao, dai, forza. 35 km, terzo ristoro, il paradiso. Vai là, 40 km, 7 ore e mezza, buono, facendo l'ultima salita che porta al Col d'Arpi e poi ci dovrebbe essere discesa corribile. Vento che aiuta, perché qua siamo sotto al sole, ci porteremo a casa una bella abbronzatura, ma adesso non sentiamo il fastidio perché vento contrario, ma non siamo in bicicletta, quindi chi se ne frega. E là c'è questa da dietro, in bianco, che ci guarda le spalle. Spettacolo, questa è montagna. Avanti, 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 avanti. Tanto i primi tre sono già arrivati, non vi preoccupate, no. Quindi sì. Davvero? Sì, pare che siano rimaste le birre calde, quindi possiamo prendercela con calma. Che spettacolo. Eh certo. Sì, sì. Mamma mia, che spettacolo. Poi ci è andata bene, limpido. Ero preoccupato stamattina, ho detto, aia, mi sa che non vediamo niente, invece va lì che spettacolo. Sì, spettacolo. Beh, anche sto venticello ci aiuta, perché farla senza vento, sta salita qui con sto sole, ammazzava, Mamma mia. 3 chilometri, 9 ore 09. Ancora un chilometro e sette. Segnata male. No, va bene. Ne ho ancora.